Allora, un vecchio e caro amico di Telediamante, Sergio Gimigliano, che è qui per promuovere i nostri parchi naturali, ma è ovviamente il patron del Peperoncino Jazz Festival. Quest'anno che cosa si prevede? Sì, quest'anno, come dicevi tu, abbiamo deciso di coinvolgere all'interno del Peperoncino Jazz Festival anche i tre parchi nazionali del diciamo, Calabresi, il Pollino, la Sila e lo Spromonte. Però è evidente che insomma, il festival parte da Diamante, insomma, questa è l'11ª edizione e Diamante fa sempre da capofila per tutti i paesi che coinvolgiamo. Quest'anno saranno circa 30, ripeto, in tutte e 5 le province, quindi un festival che è diventato itinerante e ora insomma, regionale, toccando un po' tutto il territorio. Niente, grandi artisti, come ormai da qualche anno a questa parte. Sì, diciamo dei nomi. Saranno no? Stefano Bollani, Enrico Rava, Brad Meldau, Joshua Redman e tanti altri. Circa 45 concerti, naturalmente con le solite eventi correlati, le degustazioni, i botti tipici, il vino e quindi il peperoncino. Grande insomma, promozione anche del territorio, quindi non solo musicale ma anche turistica. Di recente siete stati premiati a Bologna, se non sbaglio. Sì, sì. Quindi il Peperoncino Jazz Festival, che se ne dica, ha spiccato le ali, è un festival importante, è un evento culturale, specifichiamo. Sì, sì, è un evento culturale, senza dubbio. Le polemiche le lasciamo insomma, agli ignoranti, evidentemente. Abbiamo vinto due premi al Festival dei Festival di Bologna, che è un grande meeting di incontro delle realtà culturali italiane, dal Festival dei Duomo di Spoleto, a Umbria Jazz, al Biennale Venezia, e quest'anno il Peperoncino ha vinto su 12 award annuali che si danno alle attività festivaliere, addirittura due dei premi sono stati dati a noi, il miglior book, quindi il miglior catalogo di presentazione e miglior festival che diciamo, meglio coinvolge il territorio, quindi insomma due premi per noi inaspettati a dire la verità, ma molto molto graditi. Grazie e buona bit. A voi, a Telediamante. Sì, perché sennò poi andare a costruire. Sì, sì, sì. Adesso magari non lo spazio, lo fanno.